Benvenuti al 12° episodio della serie intitolata Amiga New. Come la rubrica vuole, andiamo a vedere, analizzare e giocare i videogames nuovi di zecca per Amiga che continuano ancora oggi ad essere programmati. Oggi vi parlo di una collection che racchiude i nuovi titoli del team Pink Abyss Made in Germany. Il team, specie negli ultimi anni, sta sfornando dei porting di alta qualità, come infatti non poter ricordare Tiny Bubble, che migliora di tanto il titolo originale uscito come porting per Amiga. La versione di Abyss sfiora la perfezione dell'arcade, davvero un gioiello. Invece, quest'oggi, nella prima parte di questa collection, vi mostrerò i titoli degli ultimi due anni, ovvero Tiny Galaga, Tiny Invaders e Wrong Way Driver. Invece, per quanto riguarda Tinyus, troverete a fine video il riquadro da pigiare, nel caso vogliate approfondire il long play che portai in occasione di una competizione su titoli Amiga. Andiamo dunque a vedere i tre gameplay commentando le fasi di gioco. Questa è la schermata iniziale della collection. Come potete notare ci sono titoli che vanno dal 1995 al 2021 ed è inoltre specificato in quali giochi è necessario il chipset AGA. In questo caso premiamo il 5 e ci si tuffa nel remake monocromatico di Galaga targato 2020, il porting arcade in versione Tiny. In questo caso c'è ben poco da dire, per cui vi lascio la breve partita che ho fatto per ammirare il remake ed ascoltare le musiche e gli effetti sonori. Boom!
Passiamo ora al titolo numero 6 e via con il porting di Space Invaders, anche in questo caso in versione Tiny, sempre del 2020. Altra delizia, bello fluido e l'intensità del livello di difficoltà ti mette a dura prova. Ad inizio partita ci vengono mostrati i punti che si ottengono, colpendo un determinato nemico. Mentre raccogliendo i power-up si può decidere di attivare lo speed, che incrementa la velocità della nostra navicella. Oppure il numero dei colpi, una seconda navicella da supporto, o il quarto elemento, una smart bomb che neutralizza tutti i nemici su schermo. Purtroppo c'è da dire che la versione presente nella collection soffre di un bug, che dopo la fine di uno stage ci riporta in maniera random all'inizio. Ma è facilmente reperibile nel web una versione aggiornata, come quella che state vedendo, dove il problema è stato fissato. Thank you.
Ed infine andiamo a vedere il titolo numero 9 del 2021, ovvero Wrong Way Driver. Titolo OCS, dove si richiede come requisiti un Amiga 500 con 512 KB o superiore. Sostanzialmente è sempre un titolo per cellulari, in cui dopo le prime partite si possono accumulare delle monete per acquistare virtualmente dei power-up. Con la nostra macchinina dovremo percorrere la strada in contromano, evitando gli altri veicoli. Altrimenti ogni impatto causerà un decremento della benzina a nostra disposizione. Quindi dovremo evitare di rimanere a secco, prendendo le taniche presenti nel tragitto. Anche le monete sono importanti perché potremo spenderle per dei power-up che ci consentiranno di avere maggiori chance di sopravvivenza e quindi di migliorare il nostro score. Analizziamo questi power-up, con il primo, partendo da sinistra, che ci permetterà, premendo il tasto Fire, di incrementare la velocità, senza consumare benzina in più. Il secondo farà in modo che troveremo più monete del solito in strada. Il terzo, la stessa cosa del secondo, ma non più per quanto riguarda le monete, ma bensì per la benzina. Il quarto raddoppia la velocità dell'auto quando cambi direzione. Il quinto ti rifornirà di benzina ogni qualvolta prendi una moneta.
Mentre il sesto è un piccolo pensierino, diciamo così, per Abyss. Come vedete, ogni acquisto ha un suo costo. Gioco davvero simpatico e piacevole, da provare e riprovare, semplice ed intuitivo.
Siamo giunti alla conclusione. Fatemi sapere come vi è sembrata questa prima parte della collection dei giochi del team Pink Abyss. Personalmente ho trovato di ottima fattura i due porting di titoli arcade che hanno fatto la storia negli anni 70-80. Mentre Wrong Way Driver ha lo stampo di un gioco per smartphone, difficile da staccarsi dopo aver cominciato a giocarci. In descrizione troverete il link principale per provare voi stessi i giochi che abbiamo appena visto, più il link della versione fixata di Tiny Invaders. Bene, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Amiga New, dove andremo ad analizzare 4 giochi degli anni 90 della seguente collection. Sempre qui.